Sappiamo che Agropoli in questo momento vive un momento di difficoltà tecnica ed anche emotiva, un rapporto con la piazza non più così sereno, un cambio di uno straniero, e tutte queste sono tensioni che producono reazioni emotive negli uomini, no? Ad Agropoli ci sono uomini, prima di tutto. Santo Lamazza lo ha dimostrato in una carriera in cui è stato un giocatore vincente in molti momenti e in molte stagioni. Marco Contento è un ragazzo che ho allenato e di cui so le qualità umane. Qui le reazioni degli uomini sono completamente fuori controllo, quindi la variabile emotiva di questa partita è importante. È una squadra che è ferita nel suo orgoglio, nel suo desiderio di ottenere un risultato, e credo che in questi momenti le partite che possono venire fuori sono abbastanza al di fuori di quello che dicono i numeri. Noi dobbiamo essere pronti in questo senso, pronti a resistere a questa variabile emotiva impazzita che può dar luogo a una partita di qualsiasi tipo. Cambia che hanno preso un giocatore che nulla ha a che vedere con quello che hanno sostituito, quindi cambia che sicuramente l'idea di gioco che vogliono produrre deve essere necessariamente leggermente diversa, nel senso che Taylor era un giocatore che poteva produrre vantaggi da solo, con isolamenti, pick and roll, post up. Questo invece è un giocatore che ha bisogno assolutamente della squadra per essere incisivo. È un giocatore che ha un vissuto cestistico di buon livello, perché ha giocato in squadre importanti, però appunto cambia il sistema. Contro Scafati è stata una partita non partita, nel senso che poi quando Scafati è andata via, e parliamo di metà del terzo quarto, chiaramente quelle che sono le peculiarità tecniche del gioco dell'una e dell'altra squadra sono un po' venute meno in una partita di quel gap. Credo che avranno una settimana in più per inserirlo, credo che avranno una settimana in più per capire quello che serve a questa squadra, magari anche per desiderare più responsabilità di quelle che si è preso nella sua prima uscita. E noi dobbiamo essere pronti, rispetto a quello che si può capire in 40 minuti di partita, delle caratteristiche del giocatore. È un esterno molto alto, non ha giocato tanti post-up nella prima esperienza qui in Italia, ma è chiaramente un giocatore esterno di 2 metri, è una possibilità che dobbiamo essere pronti a contrastare. Sembra un giocatore molto molto bravo a usare i blocchi, ha un'altezza che gli consente di tirare anche con giocatori davanti, perché chiaramente il tiro parte da una base molto alta, e cercheremo di fare attenzione a questo. Io credo che lui sicuramente sarà una chiave, ma ripeto, la chiave di questa partita è l'emozione, e l'emozione sicuramente la tengo molto di più da giocatori che con Agropoli hanno un forte legame, come Carenza e Santo Lamazza, e giocatori che hanno nella pancia il loro motore principale, come sicuramente Contento. Questi sono giocatori che temo molto rispetto a quella che può essere la volontà appunto di reagire e farlo il più presto possibile.